La mezzina, il premio del gioco del Pozzo di Montevarchi, è andata quest'anno a Santa Maria, il quartiere che si è aggiudicato la finale battendo sul filo di lana i contendenti di San Lorenzo. La giornata è stata segnata anche dalla rievocazione storica della consegna della reliquia del Sacro Latte con la sfilata in abiti tradizionali. Anche quest'anno è stato così un weekend da tutto esaurito nella città valdarnese per il perdono, invasa da centinaia di persone. Clou del fine settimana, come sempre, il gioco del pozzo. Presente quest'anno anche Wikipedro, il noto youtuber che ha girato per le strade della città parlando del perdono, della storia e delle curiosità cittadine, come sempre con lo stile che lo contraddistingue. Si racconta, leggenda narra, che durante il Medioevo, nei mesi di siccità, bisognava stabilire chi dei quattro quartieri, dei quattro gonfaloni, avesse la priorità ad attingere al pozzo cittadino. Per farla più semplice, chi vince il gioco beveva per primo. E infatti qual è il premio per la squadra che vince? La mezzina, un piccolo recipiente di rame che qualche giorno prima della partita viene esposto al museo di città. La vera storia del gioco del pozzo ci rimanda sempre al Medioevo, quando il conte Guido Guerra decise di donare alla città di Montevarchi la reliquia del Sacro Latte, ancora oggi conservata all'interno della collegiata di San Lorenzo. Siamo nella settimana di perdono, eh? Bene ricordarlo, senti il lavoro di musichine, qui si canta, si balla, c'è le campane che suonano, si mangia, si beve. Ci sono addirittura dei posti dove puoi pagare con la vecchia moneta di Montevarchi, il varco. Praticamente te tu vai nelle bancarelle, tu gli dai l'euro, loro ti ridanno il varco e te tu vai a pagare con quelli, ganzissimo, sembra di tornare in Medioevo.